Talvolta le costellazioni cambiavano nome secondo il periodo, cioè magari mille anni dopo, eccetera. Però in Sardegna sono rimasti i segni di i nomi di costellazioni, magari di mille anni prima, di mille anni dopo, che erano già cambiate, ma sono rimaste sempre nella denominazione dei propri figli. Cioè la tradizione dei nomi verso i figli fu fortissima e fu conservata fino a quando poi si perse, sappiamo, il significato delle parole, perché noi, grosso modo, dal 600-700 d.C. abbiamo iniziato a perdere il significato delle parole, ma prima le parole avevano un significato ben preciso che il popolo sardo sapeva gestire, talché moltissime cose furono gestite, moltissime parole furono gestite fino al 500. Se è vero che il Fara, per dirne una fra le mille, il Fara chiamava Monteleone Roccadoria Perda e Tori, la rupe del toro, va bene, da cui il cognome Tore, Toro, Turi, eccetera, eccetera, De Tori, eccetera, eccetera. Però non facciamola lunga, questo è segno che comunque sia in un sacco di casi l'uso in qualche modo è rimasto ancora vivo fino al 1500, fino a 5 secoli fa, l'uso di quelle lingue lì, perlomeno come nomi, non più come grammatica che ormai era stata stravolta. Come vedete abbiamo Enzo, Enza, vedete che significa, abbiamo avuto, questo non è un diminutivo come si dice Lorenzo e roba del genere, no, il re Enzo si chiamava, per quanto ne so io, si chiamava Enzo, punto e basta, si chiamava. Abbiamo anche il cognome Prenza, che significa inno alla costellazione della lira, mentre Enzo significa semplicemente costellazione della lira. Ecco, vedete, nel Medioevo si continuava a dare certi nomi arcaici e non i nomi dei santi. Nel Medioevo i nomi dei santi cristiani non si davano ancora ai nostri figli, in tutta l'Italia e anche nella bassa Europa. Una dimostrazione sta nel fatto che tutti i nomi dei reali sardi, reali del Medioevo, dei nostri giudici e delle loro mogli, non ce n'è uno che sia riferito ai santi cristiani, neanche uno. Anche Eleonora dicono che viene dal greco Eleo o pietà, perciò Eleonora la pietosa. A me, se non concesso, mi devono spiegare quel Nora. Eleo riguarda la prima parte della... e la seconda radice è Nora. Nora significa luce, bagliore. Per cui Eleonora, perché lei si firmò nelle sue carte Eleonora, Eleonora significa letteralmente bagliore del Dio Sole. Non esistevano fino al 1400-1500 neanche un nome di cristiani in Sardegna, va bene? Questo deve essere chiaro, perciò gli storici devono rivedere tutti i loro studi anche a questo riguardo, ma andiamo oltre.